Oggi vi propongo una ricetta gustosa, divertente, parliamo di street food. Andiamo a fare un bao, quindi classico panino cotto al vapore, con una rana pescatrice fritta, del cavolo cappuccio marinato e una salsa barbecue. Prima cosa che vado a fare è far marinare il cavolo cappuccio. Lo vado a tagliare molto fine, prendo una boule, inserisco il cavolo cappuccio e vado ad aggiungere aceto di mele, zucchero di canna e invece del sale della soia. Lo lasciamo marinare una mezz'oretta circa. Nel frattempo prendo l'impasto del bao, vado a porzionarlo, mi preparo dei pezzi di carta forno, possiamo decidere noi la grandezza, andiamo in una vaporiera e vado a inserire i bao alla cottura. Ora passo la rana pescatrice, prendo un pezzo della polpa, la privo dell'osso, vado a fare dei cubotti e a passarli leggermente nella farina di riso, dopodiché andrò a friggerli. Ora lo inserisco in una boule e lo vado a condire nella salsa barbecue. Questa la tengo da parte. Ora mi preparo un po' di erba cipollina per la finitura del piatto. Vado a recuperare il bao, ungo il bao con dell'olio di semi e vado a piastrarlo leggermente sull'esterno. A questo punto ho tutto pronto e posso procedere con l'impiattamento. Andiamo ad aggiungere alla coda di rospo l'erba cipollina, apriamo il bao, andiamo a mettere sulla base un po' di ricotta forte, aggiungiamo il cavolo cappuccio a coda di rospo e del sesamo tostato. Ecco qui, un'idea per una merenda tra amici, un aperitivo. Provateci, alla prossima, buon appetito!